Ciao a tutti e bentrovati sul canale della TV Bisvapo. Vi lascerò il link sotto del nostro sito che è www.tvbisvapoonline.com oppure del nostro negozio eBay che è TV Shaving Ltd. Bene, l'altro giorno io ho postato una foto con questo prodottino qui che è il Vapecino Mix. Mi sembra doveroso, ovviamente, perché sto fumando solo e esclusivamente questo, in questo periodo qua, e poi vi spiegherò anche il perché, e mi sembra doveroso fare un video di presentazione e di review per questo prodottino che è Vapecino, ma è prodotto da Smiss. Smiss è un brand in cui io credo moltissimo, perché effettivamente hanno una tecnologia è molto molto avanzata sia sui sistemi Heat No Burn, totalmente dissimili da quelli sul mercato, sia ben chiaro, che sono eccellenti anch'essi, ma anche sul sistema Dry Herb, oppure sui sistemi di oli. Difatti, la mia quotidianità è fatta da questo prodottino qui, che è l'MKB, sempre di Smiths, di casa Smiths, è batteria e cartridge da 1,5 ohm di resistenza a cotone e una batteria automatica da 280 mAh, ma di questo ve ne parlerò successivamente. E io nella quotidiano uso sia questa durante l'arco della giornata con dentro, ovviamente, perché sono una persona molto stressata, veramente ho tantissimo stress, quindi uso il CBD della Vape Natura, eccolo qui, va bene, quindi io quotidianamente utilizzo il sistema MKB con il CBD, va bene, e poi chiaramente per il fumo Heat No Burn sto utilizzando esclusivamente il Vapecino, che poi fondamentalmente è il papà di EFOS One, sempre di casa Smith. Il sistema di riscaldamento è sempre lo stesso. Bene. Vi faccio una piccola presentazione del packaging che vi arriverà, è così, d'accordo, con dentro è un carica USB, micro USB, le istruzioni, i vari cotton fioc per la pulizia che poi vedrete non necessiterà più di tanto, va bene? Ok? Il cuore pulsante, il prodotto veramente interessante che voglio presentarvi è questo, il Vapecino Mix. Allora, la forma è già di suo molto molto innovativa, molto bella, d'accordo? Rifinita nei minimi particolari, con la sua chiusura o adattatore per tutti i vari tipi di stick in circolazione. Ok, e la cosa importantissima è questo, il sede del vaporizzatore. Allora, a differenza di IQOS o degli altri sistemi dove c'è un riscaldatore a freccetta, cilindro, chiamatelo come volete, che va ad essere introdotto nello stick, qui non c'è nulla. Cioè qui Smith ha adoperato il sistema del dry herb, cioè del dry herb significa della vaporizzazione totale, come se ci fosse dentro effettivamente solo erba. Per cui questo device vi darà una aromaticità incredibile. Qualsiasi stick voi utilizziate vi darà un'aromaticità incredibile. Non avrete però tanto fumo, per cui immediatamente avrete l'impatto del gusto della stick che state fumando, d'accordo? Però non c'è quella quantità di fumo che fondamentalmente non tutti i sistemi IQOS danno, però avete veramente, ma veramente l'aroma che la stick vi può dare.
soprattutto sui fruttati. E poi io ovviamente fumerò in questo momento le Paypal, le Purple, che secondo me veramente danno il senso logico di questo sistema. Ma andiamo a vederlo un attimo come funziona. È semplicissimo. Guardate, il pulsante di accensione e spegnimento è qui. Ok? Allora, per accendere 1, 2, 3, 4 e 5 si accende e qui queste lucine qua vi danno la carica della batteria, quindi è a pieno carico. Per spegnerlo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Semplicissimo. Per cui quando si accende, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, si accende la lucina verde, inizia a lampeggiare, ci sono i canonici 15 secondi di preheat. Dopodiché si può iniziare a fumare la vostra steak. E 5 minuti di durata della fumata, 5 minuti più 12 secondi ovviamente di fine fumata, ma in questo particolare sistema, poi vedremo alla fine, sono molti di più perché quando si spegne, ok, si continuerà comunque a fumare perché, ripeto, questa è una vaporizzazione totale del contenuto della stick. Adesso si è acceso, quindi è già pronto per la fumata, ma lo andiamo a spegnere. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5, lo abbiamo spento. Ok, perfetto. Voglio nuovamente ribadirvi il sistema di riscaldamento della stick e non c'è niente che vada a conficcarsi dentro la stick. Stesso discorso, stessa procedura, ce l'è nella EFOS che ho già presentato con un altro video, d'accordo? Eccolo qui, il sistema è sempre questo, per cui non c'è nulla, dico nulla, che vada a conficcarsi nella AIDS e che possa dare adito a pensieri strani di combustioni varie. Qui no, non c'è nessuna combustione, c'è solo riscaldamento puro, va bene? Allora, come si inizia a fumare? Semplicissimo. Prendiamo la nostra stick e la inseriamo nel buco qui, così. Allora, chiaramente non c'è niente, quindi non dobbiamo fare nessunissima pressione. Con questo sistema qui noi andiamo a fissare la nostra stick, altrimenti ci verrebbe via perché si adatta a tutti i tipi di stick in circolazione, quindi è universale. Ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, c'è il preriscaldamento. Aspettiamo un attimo che si riscaldi, i canonici 15 secondi, ok? Vi ho già detto che la batteria è di 2500 mAh, per cui 20/22 stick con una carica si fanno in maniera tranquilla. Aspettiamo ancora che si accenda. E poi eccolo qui, ha vibrato e adesso andiamo a ecco fatto. Allora, vi dico subito, i primi 2/3 tiri che andrete a fare non emetterete fumo, ma avrete l'aroma della vostra stick, ok? E già inizia a perché ripeto qui cioè non c'è un immediato riscaldamento a mezzo a mezzo riscaldatore che va a conficcarsi nella stick, ma viene vaporizzato tutto a 360 gradi, per cui è tutto molto più lento, ma molto più aromatico. Ecco, inizia ad arrivare il fumo, sempre comunque connesso all'aroma della vostra stick. Ed è una cosa veramente nuova, perché io, come sapete, commercializzo questi prodotti qua, quindi li ho tutti, tranne IQOS che ha la sua linea di vendita diretta, e
Ma Vapicino ed EFOS effettivamente sono veramente dei prodotti innovativi dove vi danno veramente il gusto, ribadisco il veramente, perché qui siamo in una fumata totalmente differente. Cioè, Smith in questo settore qua è leader, ripeto, tramite FlowerMate Smith produce anche i sistemi di riscaldamento di dry herb. E per cui ha portato quell'esperienza lì, l'hanno portata sul sistema Hypnoburn. Vedete, i primi due tiri non fa fumo, ma avete l'IT, avete tutto quello che vi serve. E dopo il caffè della mattina. Questa qui è veramente strepitosa perché avete quell'impatto immediato del gusto, del vostro hit in gola, quell'apporto di nicotina che serve, per cui è veramente bellissimo, buonissimo. Fumo c'è, per chi vuole il fumo, c'è l'aroma, c'è l'hit, c'è l'apporto nicotinico, c'è tutto. E una cosa importantissima che ho notato, a differenza di IQOS, che quando voi inserite e che inizia a riscaldare il tabacco, quindi si sprigiona quell'odore di sigaretta, che è qui no. Qui quando inizia a scaldare non c'è nessun odore. Per cui, vi ripeto, il sistema di riscaldamento delle erbe è stato portato qui. E dopo vi farò vedere anche la stick, come viene fuori, va bene? E noterete effettivamente la differenza che c'è fra un IQOS normale e il prodotto Vapicino o EFOS One di Smith. Ci vediamo alla fine perché non sto qua a farvi vedere un attimino. Comunque, fidatevi, è eccezionale. Eccoci qua. Ha finito, ha vibrato, ha finito. Io adesso vado a tirare fuori la stick in maniera molto semplice e guardate un po' cosa c'è. Cioè, lo stick è integro, non è entrato niente all'interno della stick e come vedete ha vaporizzato a 360 gradi la stick. Ok? Per cui vedete, non c'è niente che si inserisca all'interno ed è tutto quanto vaporizzato all'esterno. Per cui viene toccato tutto. Il contenuto della stick è tutto quanto vaporizzato, quindi voi sfruttate la vostra stick al 100%, mentre col sistema IQOS la parte esterna rimane intonsa, cioè quindi non è stata riscaldata. Qui invece avete riscaldamento di tutta la vostra IZ. Fate caso, provate, vedete quando voi tirate fuori la IZ dalla vostra IQOS, guardate la stick e vedrete che la parte esterna non è stata riscaldata. Qui invece avete tutta la vostra stick riscaldata con un aroma incredibile. Per cui mi sento veramente di consigliare a tutti voi Vapecino ed EFOS One, che hanno lo stesso principio, va bene? EFOS One ha qualcosa in più di Vapecino perché c'è la possibilità di cambiare la temperatura, quindi avere un tiro hard o un tiro soft normale di sigaretta. Ma questo qui veramente è qualcosa di incredibile. Mix era nato per essere ambivalente, cioè quindi fumare sia le hits sia le sticks sia
il liquido, quindi il liquido da vaporizzare. Ma in corso d'opera effettivamente Smith ha notato che questo sistema non dava grande affidabilità, quindi si è concentrata con la batteria 2500 mAh a differenza degli altri, dei 1500 o dei 1800 o anche dei 2500 di altri prodotti, ma qui si è concentrata sulla vaporizzazione totale della vostra stick. Allora, concludo dicendovi, buttate via. Lo ripeto, buttate via la vostra sigaretta tradizionale. Ogni volta che voi accendete la sigaretta tradizionale, sprigionate, quindi incamerate dentro di voi 700 sostanze, di cui 69 altamente tossiche. Non sto qua ad elencarvi quali sono le 69 sostanze tossiche, ve ne dico qualcosa, ammoniaca, catrame. Cioè, veramente delle cose bruttissime che penetrano all'interno del vostro corpo e nei vostri polmoni. Per favore, cioè, buttate via la sigaretta tradizionale. Se non riuscite a smettere di fumare con la vostra volontà o con i sistemi di sigaretta elettronica, d'accordo? I Viper, cioè col vape, allora fate una cosa come ho fatto io, cioè prendetevi un sistema del genere, ok? La mattina, quando bevete caffè, che avete bisogno, vi manca la vostra sigaretta, prendetevi questo. Quando vi manca la sigaretta, accendete questo. Avrete la sensazione simile alla vostra sigaretta tradizionale, altamente nociva. Vi aggraderà sia sul piano gusto, sia sul piano di apporto nicotinico, d'accordo? E non farete alcun danno alla vostra salute. Vi chiedo, vi supplico, vi scongiuro, buttate via le sigarette e mi rivolgo ai giovani, non iniziate a fumare, il fumo vi uccide. Se non fumate, non iniziate a fumare, ma se fumate, fumate con testa. Passate al sistema EthnoBurn, che vi garantisce la stessa sensazione delle vostre sigarette tradizionali senza sostanze nocive, oppure alla sigaretta elettronica. Non fumate le sigarette tradizionali. E ultima raccomandazione: se proprio non ce la fate né con questo né con la vostra volontà, allora abbinate le due cose. Cioè, abbinate la sigaretta elettronica, va bene? Io, vabbè, sto fumando il CBD perché, lo ripeto, sono molto stressato. Il CBD vi consente, vi rilassa tranquillamente. Non è una droga, è CBD, non THC. Per cui, con una cosina del genere che costa veramente a basso costo, ma vi dà un'intensità incredibile, e con un sistema così, voi butterete via nell'arco di pochissimo tempo la vostra sigaretta tradizionale, ricordandovi che fumare la sigaretta tradizionale e fumare la sigaretta elettronica o fumare questo è comunque devastante, perché fumate la sigaretta tradizionale dove c'è combustione. La combustione è morte. Detto questo, vi saluto e vi lascio sotto i link del sito www.tvbsvapoonline.com e del negozio eBay tvbshaving Ltd, dove troverete questi prodotti qui. E che dire, fumate con testa, non fatevi del male. Ciao a tutti, al prossimo video.